famiglia era di tradizioni socialiste, era di persone molto modeste, non si erano sposati in chiesa. Ma quando negli anni 20 si trattava di mandare me, che ero una bambina, nelle organizzazioni giovanili fasciste, mio padre preferì mandarmi nelle organizzazioni religiose. Diceva: meglio preta che fascista. Dopo l'armistizio dell'8 settembre si pose per tutti coloro che vivevano in zone occupate da tedeschi se collaborare con i tedeschi, se tacere in qualche modo era anche questo collaborare, o se fare qualcosa per liberare il nostro paese. Io ho scelto di fare qualcosa, poco, ma ho scelto di fare qualcosa, e questo è stato il mio modo di conoscere la politica. Era un'assemblea, come dire, era come un appuntamento, adesso io uso una parola che può apparire, un appuntamento della storia. I giovani erano quelli che avevano fatto la guerra di liberazione al nord e poi nel sud erano stati i primi a guidare le lotte per la terra, per esempio. Quindi era un'assemblea molto interessante. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Era un principio del tutto nuovo e, bisogna dire, anche nuovo rispetto alle costituzioni che venivano formulandosi o erano state formulate in Europa, per esempio in Francia, subito dopo la guerra. E bisogna tenere presente che il grande successo, anche militare, durante la guerra, dell'Unione Sovietica, aveva dato a questa formulazione un significato per alcuni che andava al di là di quello che invece voleva essere. Tutto il dibattito si accentra su questo. E poi la formulazione fondata sul lavoro, che trova l'appoggio della Democrazia Cristiana, e il nostro appoggio, dopo che era stato respinto alla nostra formulazione, fa sì che questa formulazione poi venga approvata, e venga approvata anche da partiti che avevano presentato delle formulazioni molto diverse. Alla fine, forse perché la discussione era stata molto lunga e si aveva avuto, come dire, l'impressione di trovarsi all'improvviso di fronte, a così poca distanza dall'unità, dalla, come dire, dalla ricostruita unità d'Italia, una divisione che avrebbe potuto portare a uno scontro. Alla fine, quando l'articolo fu approvato, tutti si alzarono in piedi, ci fu un grande applauso. Io facevo parte, come del resto Togliatti, della commissione del 75, fece redasse il progetto di Costituzione. Lì ci vedevamo ogni giorno, ma cominciò da quella comunanza di lavoro un sentimento diverso che poi naturalmente si sviluppò. Si sa rispondere perché ci si innamora di un uomo? Io credo di no. Ci furono tre colpi di pistola e io vidi Togliatti cadere per terra. Ho visto Pallante che si avvicinò e sparò il quarto colpo su Togliatti, che era ormai per terra. La sera trascorremmo piuttosto allegramente, perché l'ambasciatore sovietico a Roma, Kosirev, e sua moglie ci avevano invitato a cena, noi tre, io, Togliatti e Marisa, in un ristorante di Mosca, e passammo la sera noi cinque molto allegramente, e anzi fu l'ultima sera così un po' spensierata che trascorremmo. Un'ora dopo che era che aveva cessato di vivere Togliatti, arrivò Khrushchev.
Ho rimpianto di non avere più fede quando morì il mio compagno. Noi eravamo molto convinte che bisognasse lottare per una parità della donna nella vita sociale, nella vita politica, nella vita civile. Il problema del Vietnam è la migliore dimostrazione che tra queste masse femminili vi è più che perplessità sulla politica del Partito della Democrazia Cristiana. Vi è un netto rifiuto. E questo dimostra che tra questo e le parte dell'elettorato, il più tradizionale, la nostra presenza, la nostra battaglia per una politica estera diversa, in modo particolare per la soluzione del problema del Vietnam, e anche, bisogna riconoscerlo, l'influenza presa dalla Chiesa Cattolica e dal Papa sulla questione del Vietnam e della pace, hanno avuto indubbiamente un'eco profonda. Io vorrei, prima di chiudere questo mio intervento, dire qualcosa anch'io su un tema che ha fortemente appassionato il Comitato Centrale e che riguarda la questione degli studenti e delle lotte degli studenti. Che l'egemonia di questo movimento non è tenuta da noi, noi sentiamo molto tenerla, è tenuta da questi gruppetti che non hanno seguito. E noi dobbiamo chiederci perché è tenuta da questi gruppetti che non hanno seguito, non per scandalizzarci di questo fatto, ma per renderci conto della realtà e dei processi che hanno reso possibile questo fatto. Ora, a me pare di poter dire che questa egemonia proviene a questi gruppetti perché esiste in questo mondo giovanile il prevalere di un prestigio, di una forza, anche qui di un'egemonia, di determinate idee, nelle quali noi centriamo fino a un certo punto, centriamo soltanto per determinati aspetti. E io non cito qui i nomi, Castro, Marcuse, questa specie di idoli del mondo studentesco, ma sono questi che queste idee che esercitano un'egemonia. Oggi non si concepisce più e non si può più concepire il matrimonio soltanto come una collocazione sociale, una soluzione economica, come avveniva malgrado tutto fino a non molto tempo fa, soprattutto in determinate zone del nostro paese. Oggi da parte della maggioranza della popolazione, anche e soprattutto direi da parte dei giovani, il matrimonio è concepito soltanto quando esista un sentimento da parte dell'una e dell'altra persona che vogliono contrarre il matrimonio. Cioè la base del matrimonio è il sentimento. E non vi è dubbio che questo sentimento è tanto diffuso che oggi la morale del matrimonio è nel sentimento, per cui un matrimonio è morale se esiste un sentimento e non è morale se non esiste più questo sentimento. Dobbiamo pure renderci conto che quando si tratta, diciamo, di casi non anormali come quelli che io ho citato, può succedere che una famiglia non riesca a reggere insieme, che due persone si ritrovano dopo un po' di tempo o indifferenti o peggio ancora animati da rancore, da odio e spesso anche da violenza. Sono famiglie che non reggono più. Ma che vogliamo? Continuare a mantenere legati un uomo e una donna che insieme non vogliono più stare? Tanto è vero che insieme già legalmente vivono l'uno da una parte e l'uno dall'altro da almeno 5 anni. Li vogliamo continuare a tenere legati? Ma che senso avrebbe tutto questo? Io credo che sarebbe mancare a un sentimento di umanità e di responsabilità in quanto politici nei confronti della popolazione del nostro paese. Essa costituisce di fatto una legge di attuazione della Costituzione, cioè traduce nella legge ordinaria, a distanza di 27 anni dall'approvazione della Costituzione, i principi che nella Costituzione erano stati affermati. È un grande momento perché noi abbiamo saputo comprendere e recepire i mutamenti che ci sono stati nel nostro Paese e quindi la validità di certe istanze che ci venivano così dalle cose come erano andate venendo.
Onorevoli colleghi, con emozione profonda vi ringrazio per avermi chiamato col vostro voto e con la vostra fiducia a questo compito così ricco di responsabilità e di prestigio. Comprenderete la mia emozione per essere la prima donna nella storia d'Italia a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato. In primo luogo si è di nuovo ristabilita un'uguaglianza fra tutti i parlamentari, per cui oggi tutti possono parlare fino a 45 minuti per le leggi, nella discussione delle leggi normali e fino a un'ora e mezzo nelle leggi elettorali e costituzionali e di delegazione al governo. Il secondo punto è che finalmente potremo fare una programmazione dei lavori della Camera e non vivere soltanto alla giornata. Il nostro punto di partenza è stato quello e solo quello di rendere funzionante e più rispondente ai problemi del nostro Paese il funzionamento della Camera dei Deputati. Personalmente so di essere abbastanza isolata in questa posizione. Personalmente io penso che sarebbe molto opportuno mantenere le due Camere, ma dare ad ognuna di esse un compito diverso. Ad una, per esempio, la legislazione, cioè fare le leggi. All'altra tutto il controllo sull'esecutivo, cioè sul governo, controllo che oggi avviene in modo molto sommario. Momento della società di profonda crisi politica, di così grandi pericoli per la pace, tutti sentiamo che Enrico Berlinguer, con la sua intelligenza, con il suo rigore morale, con la dedizione senza risparmio delle proprie forze, è stato un pilastro della nostra democrazia ed una speranza per il suo futuro. Il Presidente della Repubblica mi ha conferito un mandato di cui lo ringrazio, per verificare la possibilità di formare un nuovo governo che abbia una maggioranza parlamentare. Ho accettato l'incarico. Direi che i protagonisti di questa crisi non hanno voglia di risolvere, che è una cosa più grave di tutte le altre. Con tenacia e con impegno sapremo insieme costruire il nostro futuro. Lei avrebbe fatto il Presidente della Repubblica? Perché no? Perché no? Semplicemente con un perché no. Perché no? Perché no? Ho fatto 13 anni il Presidente della Camera. Io credo che la politica è l'arte, uso una parola forse non consueta, l'arte più alta che si possa esercitare, quella di organizzare la società per gli uomini e perché gli uomini possano viverci bene. Questo richiede un impegno morale in primo luogo, in secondo luogo anche una conoscenza, che a volte è anche difficile procurarsi, ma tutto ciò fa della politica qualcosa di molto nobile.